paesaggio alpino offre scorci di rara bellezza. Fra i monti, a volte nascosti in piccole vallette, si trovano dei preziosi tesori che un team di esperti di riconosciute capacità pazientemente cerca, scopre, indaga e restituisce a tutti noi. Un patrimonio affermato persino a livello internazionale. Le zone umide sono spesso interpretate come un luogo in cui una persona cammina faticosamente, con il rischio di bagnarsi. Eppure sono riconosciute dalla comunità europea e ottengono uno dei massimi livelli di riscontro nella direttiva Habitat. La direttiva Habitat, definita Habitat, è una direttiva comunitaria ratificata dall'Unione Europea, dagli Stati che compongono l'Unione Europea nel 1992. La direttiva impone agli Stati membri che l'hanno sottoscritta di individuare all'interno del loro territorio la presenza di habitat o specie della flora o della fauna considerate di rilevante interesse per la comunità intera dell'Europa. Questo processo ha permesso agli Stati membri di conoscere, indagare la presenza sul loro territorio di questi habitat e queste specie, al fine di individuare delle zone, delle aree, che sono definite zone speciali di conservazione, dove questi habitat o queste specie potessero essere tutelati in maniera opportuna. Tra gli habitat di interesse comunitario, cosiddetti, si possono individuare tanti tipi di habitat diversi, dagli habitat di ambiente roccioso, alle praterie, ai boschi con varie tipologie, fino ad arrivare alle zone umide, che sono l'oggetto del lavoro di cui stiamo parlando. Tra le zone umide tutelate dalla direttiva Habitat vi sono sicuramente le torbiere. Le torbiere sono aree di presenza in cui la presenza dell'acqua non è percepibile come invece succede per gli stagni o i laghi, gli specchi d'acqua, dove l'acqua è ben visibile, viceversa nelle torbiere l'acqua impregna il suolo che rimane permanentemente inondato o quasi sempre ed è ricoperto da una vegetazione specializzata come quella degli sfagni e dei muschi, insieme ad altre specie erbacee caratteristiche e specializzate, dai caraci ad altre specie ancora. La conoscenza di habitat particolari, delicati e fragili come quelli delle zone umide necessita di un approccio di studio estremamente accurato e approfondito e di uno studio che non può essere fatto una volta sola ma deve essere ripetuto nel tempo, quindi devono essere fatti dei monitoraggi per verificare il mantenimento di un ottimo stato di conservazione o di un buon stato di conservazione, il migliore possibile per l'area. Il team di esperti, seguendo questi presupposti, si dedica con la massima dedizione a effettuare numerosi rilievi nelle diverse zone umide. I rilievi sono realizzati applicando il metodo fitosociologico di Brown-Blanquet, ma anche seguendo un protocollo di rilevamento ben preciso che è stato definito appositamente per identificare gli habitat della direttiva Habitat.
In particolare, in ciascuna area di rilievo realizziamo un elenco specifico completo e attribuiamo a ciascuna specie un indice di copertura percentuale. Questo perché ciascun habitat è caratterizzato dalla presenza di determinate specie, che sono dette specie caratteristiche appunto, che hanno degli indici di copertura più elevati, quindi che hanno una copertura percentuale più elevata. Ogni habitat è però caratterizzato anche dalla presenza di altre specie che magari sono presenti con indici di copertura inferiori, coperture percentuali inferiori, che sono dette invece specie compagne, che però si associano frequentemente alle specie caratteristiche. Sulla base delle specie caratteristiche e delle specie compagne è quindi possibile attribuire una delle aree di rilevamento ad un determinato habitat della direttiva Habitat e quindi a una determinata anche associazione fitosociologica alla quale l'habitat afferisce. Nello specifico stiamo conducendo dei rilievi fitosociologici, l'area che andiamo a delimitare è di circa 4 metri quadrati, quindi 2x2, utilizziamo una rotella metrica e dei picchetti per evidenziare l'area e andiamo anche a fare delle foto per riuscire eventualmente a ritornare nella stessa area. Prendiamo anche il punto GPS in modo da riuscire anche a cartografare l'area sui sistemi GIS informatizzati. Quando conduciamo il rilievo andiamo proprio a determinare ogni singola specie rinchiusa dentro quest'area che abbiamo delimitato. Nello specifico, in questo caso, nella nostra area umida, le specie più caratteristiche sono delle specie afferenti alla famiglia delle ciperacee. Cerchiamo delle specie afferenti al genere Carex. Abbiamo trovato un Carex d'Avagliana, che è quello che poi va a caratterizzare il tipo di habitat, e altri Carex, specie compagne, magari meno frequenti, ma che sono sempre considerati tipici di queste aree umide. Ecco alcuni tesori trovati dai ricercatori. Questa attenzione sulle zone umide riguarda un intervento che si inserisce in un più grande quadro progettuale che definisce ambiziosi traguardi. Il PITEM Biodivalp, progetto Interreg Arco 3, quindi con finanziamenti europei, consta di 5 progetti singoli. Il primo è dedicato più che altro alla gestione amministrativa del PITEM in generale. Il secondo è già un po' più applicativo, prevede delle attività di campo, è dedicato alla conoscenza della biodiversità dei territori transfrontalieri, infatti si parla di co-biodiv. Il progetto 3 è G-biodiv, dedicato alla gestione della biodiversità o più che altro agli effetti della gestione del territorio sulla biodiversità. Poi c'è il PS4 che è BioDiv Connect, che sarà dedicato e attualmente dedicato all'individuazione delle reti ecologiche. E infine c'è il progetto 5 che è ProBioDiv, dedicato alla promozione della biodiversità. Oltre il tempo dedicato ai rilievi e alla raccolta di dati, gli esperti si interrogano sulle possibili strategie di intervento. La finalità del progetto PITEM è quella di preservare le zone con un'elevata biodiversità. In questo contesto preserviamo principalmente le zone umide. Le minacce di queste aree sono date principalmente
dal pascolamento, quindi dagli animali che stanzionano per lunghi periodi nelle aree dove si trovano specie di elevato pregio naturalistico. Quindi con il progetto andremo a preservare l'area umida attraverso dei picchetti e dei fili, a volte elettrificati, e in caso di necessità si andrà a spostare il punto di abbeverata. Infatti gli animali spesso usano questi ambienti così fragili per abbeverarsi, quindi mettendo delle vasche mobili all'esterno dell'area si preserverà così l'area. La direttiva Habitat ci ha dato la consapevolezza che lo studio e la conservazione delle zone umide è importante non solo e non soprattutto a livello locale, ma è importante a livello, quando viene condotta a livello europeo. Cioè ci ha resi consapevoli che la conoscere e conservare in maniera opportuna le zone umide che sono presenti nel nostro territorio è importante, perché è importante conservarle globalmente a livello europeo, perché sono rare, perché sono vulnerabili e perché gli stessi problemi li abbiamo in diverse parti d'Europa. Le zone umide sono dunque degli habitat altamente sensibili, delicati, indicatori di biodiversità. Rappresentano un patrimonio della collettività da studiare, tutelare e da conservare, adottando tutte le misure necessarie per poterle consegnare integre alle future generazioni.